Perché, professor Guerra, ho varie questioni da chiedere, non so bene da dove cominciare. Cominciamo dalla cosiddetta fase 2. La preoccupa? Sembra che siamo partiti bene? Oppure stiamo effettivamente facendo un azzardo, visto che questa applicazione ancora non è definita e comunque i cittadini non ce l'hanno, non l'hanno scaricata sul loro cellulare? I test sierologici di massa non vengono fatti, ma non è troppo rischioso allora aprire? No, la riapertura è stata congegnata su una valutazione del rischio, sia sulle singole aziende che sulle fasce produttive, comprendendo anche la mobilità e le attività di comunità che inevitabilmente ne sono correlate. Quindi diciamo che è stato trovato un compromesso tra il minimo rischio accettabile, quello che ci fa rimanere sotto la soglia del tasso di replicabilità del virus, dell'uno come avete imparato in questi giorni, in modo tale che l'epidemia debba non riprendere con le conseguenze devastanti che la modellistica dell'empiria suggerisce in caso contrario. Quindi le aperture non sono state generali, sono state altamente selettive. La problematica relativa all'adesione da parte dei governatori delle regioni al piano del governo sta proprio in questo, se si scappa da quello che è stato indicato, le probabilità di una ripresa sono ovviamente molto maggiori perché non si riesce più a controllare il tasso di applicazione. Mi permetta di dire sulla questione dei 150.000 test sierologici, quello è un campione rappresentativo della popolazione, è uno studio su un campione, non è uno studio sull'intera popolazione. Lo studio su un campione ci permetterà, entro una settimana e 10 giorni dall'inizio, un sottocampione di 20.000 persone, di capire come sono andate le cose, per completarsi poi con una probabilità di essere nel vero molto vicina al 100%, ci permetterà di capire come è stato effettivamente l'andamento Quindi mi dell'epidemia scusi, rispetto professor a Guerra, mi questo. scusi se la interrompo, vuol dire che non è poi necessario fare test sierologici di massa? Bastano questi campioni selettivi? Il campione ci dice qual è il denominatore vero delle persone che hanno avuto contatto con il virus. Quindi potremo da lì capire se si parla di centinaia di migliaia, di milioni e di quanti milioni. Per cui questo è un elemento che andrà ad arricchire anche la modellistica teorica dell'Empirial con dei dati di popolazione reale che in questo momento non abbiamo. Ci permetterà anche di capire quali sono le aree, perché il campione è stratificato per regione. È Certo. stratificato per fascia di età, è stratificato per attività lavorativa ed ovviamente per genere, quindi avremo una conoscenza che in questo momento Ecco. manca. Il test, mi permetta, il test di massa, il test che ci permetterà poi, neanche questo di massa ma selettivo, di capire chi diventa contagiante, cioè chi sviluppa una patologia, è basato sull'uso estensivo dei tamponi, non certo sulla serologia.